Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo appuntamento settimanale per parlare del mondo del portiere e dei guanti da portiere. Ci scusiamo innanzitutto per l'assenza delle ultime settimane, però adesso cercheremo, soprattutto in vista del mondiale, di andare a portarvi il video settimanale con una nuova tematica, ovvero quella dei portieri che hanno caratterizzato i mondiali dal 1950 al 2014, in vista appunto dei mondiali che andremo ad affrontare, purtroppo senza la nostra Italia, a breve. Cominciamo subito. Il massimo della pena in Brasile è 30 anni, ma io ne sto pagando più di 40 per un crimine mai commesso. Queste sono le parole che soleva dire Moacir Barbosa Nascimento e che, come tutti potete immaginare, sono riferiti a quello che è stato considerato il disastro del Maracanazo. Ma chi è Moacir Barbosa Nascimento, o semplicemente Barbosa? Quello che viene considerato uno dei portieri più forti di sempre del Vasco e sicuramente uno dei più forti della sua generazione brasiliana. Era ovviamente il portiere di quella tragica finale del 1950 tra Brasile e Uruguay del Maracanã, conosciuta in tutto il mondo come il Maracanazo. Barbosa era un portiere formidabile, dotato di grandissime capacità atletiche, bravissimo tra i pali, molto bravo nelle uscite, un portiere poi dotato di un'innata capacità di parare i rigori. Tuttavia noi tutti ce lo ricordiamo per quell'errore che è costato la sconfitta del 1950 da parte del Brasile in finale dei mondiali. Una partita che è rimasta nella storia per il contesto che si era creato attorno a quella partita, svoltasi al Maracanã in Brasile a Rio de Janeiro, nella quale in uno stesso posto erano concentrati più o meno 220.000 persone e dove tutti attendevano la vittoria di quel Brasile formidabile che sembrava quasi scontata, ma che invece si è rivelata essere una catastrofe nazionale. Fu un mondiale estremamente importante per il Brasile, una nazione che cercava di dire al mondo: noi ci siamo, noi siamo presenti sulla cartina geografica, e cercava di politicizzare al massimo quella manifestazione internazionale, la prima del dopoguerra, e soprattutto era il simbolo di una rivincita per tutto il paese brasiliano da un'epoca comunque di grandissime difficoltà economiche e sociali. Intanto il campionato del mondo si giocava in maniera completamente diversa. Non c'erano i gironi e poi la fase di eliminazione diretta come oggi, ma c'erano un girone primario e un girone secondario. Le vincitrici del girone primario andavano a giocare il girone secondario. Il Brasile vince quasi tutte le partite del girone secondario ed è a un pareggio, perché era sufficiente un pareggio per vincere il girone a punti, contro l'Uruguay. Quindi aveva due risultati su tre, mentre l'Uruguay sotto di un punto doveva solamente vincere. La partita sembrava già scritta, i giornali già festeggiavano la vittoria del Brasile, i giocatori brasiliani vennero portati in trionfo prima ancora che la partita venisse giocata. Era quindi una festa annunciata e tutti erano accorsi in massa all'interno del Maracanã, paganti circa 180.000 spettatori, poi contati più o meno 225.000. Tuttavia il Brasile vuole strafare, non gli basta il pareggio, per cui attacca e all'inizio del secondo tempo trova il vantaggio. A quel punto ormai è tripudio, ormai è festa, e i brasiliani gridavano già una vittoria che sembrava assicurata, tutti si aspettavano la goleada, quando a un certo punto, al 66esimo, l'Uruguay trova inaspettatamente il pareggio con Schiaffino. Il Brasile reagisce silenziosamente a questa notizia. La serenità comunque di poter portare a casa un pareggio c'era, ma dall'altra parte si faceva sempre più forte la paura di poter subire un'inaspettata sconfitta, cosa che accade 10 minuti dopo, quando al 76esimo Ghiggia dribbla due uomini sulla fascia e con tre compagni liberi in area è pronto a servire il cross. Barbosa, abilissimo nella lettura delle situazioni, accenna un'uscita anticipata per leggere la situazione. Ghiggia calcia forte sul primo palo, trovando impreparato il portiere brasiliano e portando l'Uruguay su quello che poi sarà il definitivo 2-1. Fu una catastrofe. La partita finì con questo risultato e l'Uruguay fu campione del mondo in casa del Brasile contro quel Brasile fenomenale. In quel pomeriggio furono dichiarati svariati decessi per infarti e attacchi di cuore già allo stadio. Successivamente la sera furono molti anche i casi di suicidi. È inutile dire che fu proprio un dramma nazionale, un dramma senza precedenti, tanto che oggi Maracanazo è un'espressione utilizzata per definire una disgrazia proprio dagli stessi brasiliani. Fu
una partita che lasciò degli strascichi gravissimi per tutta la nazione brasiliana, che ebbe la sua parziale rivincita solamente nel 58 con la vittoria del mondiale in Svezia. Per una persona però fu un disastro che segnò la sua esistenza da quel momento in poi, ovvero il portiere Barbosa, che divenne l'unico capro espiatorio per i mass media e per i tifosi di quella disfatta. Cadde in depressione, fu costretto a essere ricoverato per lunghi mesi in un ospedale psichiatrico per riprendersi dallo shock e dal trauma subito. È inutile dire che la sua carriera finì con quella partita, nonostante lui fosse veramente un grande portiere. Si dice poi successivamente che concluse la sua vita lavorativa lavorando come inserviente nello stesso stadio dove era stato complice di quella disfatta. Lui stesso in successive interviste dichiarò di essersi sognato per anni quell'azione, la vergogna di subire quel gol. Morì per un attacco cardiaco poi all'età di 79 anni. Quindi ragazzi, con questa parentesi veramente tragica per il nostro ruolo, si chiude questa prima puntata per raccontare un po' gli eroi dietro i mondiali di calcio. Ecco, questo esempio ti racconta veramente cosa vuol dire essere portieri. È un esempio estremo perché c'è un contesto sociale alle spalle molto rigido, con delle aspettative incredibili, però allo stesso tempo è un caso esemplare di cosa voglia dire essere un portiere. Per cui ragazzi, vi do appuntamento alla prossima settimana con una nuova storia, con un nuovo racconto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se l'avete trovato interessante, mettete un mi piace, condividetelo. Per informazioni o altre cose, scrivete pure nei commenti. È stato un piacere potervela raccontare. Ci vediamo la prossima settimana.